Buongiorno Rez, eccoci al primo video di calciomercato, già annunciato nei video precedenti. Arriva leggermente in ritardo rispetto a quella che è stata la prima operazione di mercato nostro, ovvero l'acquisto, che reputo ottimo, del terzino sinistro Costantinos Tsimikas, terzino sinistro greco, viene dall'Olympiakos, pagato 11 milioni di sterline. 24 anni, quindi molto giovane, un giocatore che va a ricoprire quel ruolo vacante ormai da un paio di anni di vice Robertson. Negli ultimi 2 anni, se questa rosa ha avuto un problema o comunque una mancanza, senza dubbio la quasi impossibilità di rimpiazzare Arnold o Robertson quando venivano a mancare. Per Arnold, per dire la verità, è salito in cattedra Neco Williams, che è giovane della nostra Academy, che specialmente lo scorso quest'anno, appena finito, ne ha fatto le veci laddove Arnold mancava, ma per Robertson è sempre stato molto più difficile. Il povero Milner gli toccava, come al solito, adattarsi ancora una volta al ruolo di terzino sinistro. L'acquisto di Tsimikas, considerando anche la cifra molto contenuta, appunto 11 milioni di sterline, è un ottimo acquisto perché va a colmare questo vuoto. È un terzino molto veloce, molto votato alla fase offensiva. Ricorda anche Robertson, per dire la verità, come stile di gioco, queste accelerazioni brucianti, questi strappi improvvisi, ottima tecnica personale e anche un discreto cross. Fase difensiva sicuramente rivedibile, ma comunque per quel che deve fare è un ottimo acquisto. Penso che, vista anche la giovane età, riuscirà senza dubbio ad adattarsi al nostro gioco. Penso che il nostro gioco, votato tutta in velocità, può veramente valorizzare i suoi doti, come del resto è stato per Robertson quando, da giovanissimo, 3 anni fa ormai, arrivò da noi. E niente, appunto, guarda questo, con la bicicletta manca poco, si fa uccidere da un tizio in macchina. E quindi niente, ottimo acquisto. Non mi aspettavo un acquisto così rapido, perché noi ci mettevamo sempre tanto a chiudere, mamma mia, la fiera dello scemo, ci mettevamo sempre tanto a chiudere gli affari. Soprattutto non è che siamo molto abili ad andare a prendere, capito? Il giocatore, cioè questo era un ruolo importante che andava coperto, e anche subito, visto che senza Champions abbiamo un mese e più prima dell'inizio della nuova stagione, che per la cronaca ne comincia il 12 settembre, per i nuovi innesti. E visto che quest'anno l'estate è mancata, perché d'estate si è giocata e praticamente si inizia la stagione nuova subito dopo la fine della vecchia, ci serviva assolutamente che certi giocatori venissero acquistati subito e soprattutto immediatamente in ruoli fondamentali per incominciare subito al meglio la stagione. Perché abbiamo il Community Shield, peraltro il 29 agosto, poi inizia la stagione, e giocatori come Tsimikas servono fin da subito in forma e già addentro al progetto. E con questo discorso mi allaccio a quello che pare, leggevo anche l'ultima notizia, sarà il nostro prossimo acquisto, nonché quello più fondamentale di questa campagna acquisti, che è Thiago Alcantara. Thiago Alcantara, che è già da un mese o due che viene acquistato da Liverpool. E leggevo le ultimissime notizie, pare fatta, c'è l'accordo, quello già da tempo, col giocatore. Manca le ultimi dettagli con l'accordo col Bayern Monaco. Questo è un acquisto veramente veramente importante, perché andiamo a mettere un top player, uno che ha vinto tutto, protagonista col Bayern. Peraltro, parlando di Bayern, parliamo del clamoroso 8-2 rifilato al Barcellona, quindi si sta parlando di in cui Thiago Alcantara era titolare e protagonista. Quindi si sta parlando di un giocatore di assoluto livello, 29 anni, prezzo pare molto molto contenuto, 30-40 milioni, che con i prezzi attuali per il giocatore che è un prezzo quasi quasi scontato, possiamo definirlo. Sarebbe molto importante mettere un centrocampista di tale bravura, di tale esperienza nella nostra squadra, perché veramente arricchirebbe un centrocampo che già è forte di suo, perché comunque i titolari nostri sono gente come Fabinho,
Wijnaldum e Henderson. Abbiamo delle seconde linee come Ndabi Keita, ma un giocatore come lui ci permetterebbe veramente di rendere molto più robusta e larga la rosa dei centrocampisti. Penso che vada a fare il ruolo che fondamentalmente ci manca più di tutto, ovvero il vice Fabinho, perché se come rimpiazzi di Henderson e Wijnaldum abbiamo i vari Ndabi Keita in primis, volendo anche Chamberlain perché può fare anche la mezzala, il vero vice Fabinho ci manca. Se ci siamo accorti anche nel periodo in cui è mancato quest'anno per infortunio, ci manca un giocatore che recuperi i palloni e che sappia impostare. Per dire la verità, Thiago Alcantara può fare anche un ruolo tutto suo, che è quello di regista puro, che, cioè pezzo, un giocatore che viene messo perché veramente arricchirebbe il nostro centrocampo, ci darebbe molte più soluzioni e ci permetterebbe di lottare su più fronti, che poi è quello che dobbiamo fare il prossimo anno, in maniera adeguata, perché non sempre le nostre seconde linee, quando sono state chiamate in causa, per quanto siano forti, per esempio Ndabi Keita, hanno mantenuto costantemente il livello dei titolari. Ora Thiago Alcantara è un giocatore molto importante, non è definibile come seconda linea, però nell'ottica, guarda questo, in mezzo di strada con la bicicletta va a uno, cazzo, ma levati dalle palle, coglione. Dicevo, Thiago Alcantara è un giocatore così importante che non è definibile come seconda linea, e penso proprio nell'ottica di una squadra che deve il prossimo anno vincere tra virgolette il triplete, perché comunque possiamo vincere, rivincere la Champions, rivincere il campionato e chissà, a Dio piacendo, forse dare l'assalto anche alla Coppa Nazionale, un giocatore come Thiago Alcantara, più che fare la seconda linea, aumenta in larghezza la possibilità di avere più squadre titolari. Una squadra che il mercoledì gioca in Champions e deve per forza fare risultato può proporre giocatori freschi ma altrettanto forti come appunto gli altri titolari anche il sabato in campionato, per dire. È quello che forse quest'anno ci è mancato leggermente, e quindi appunto l'acquisto di Thiago Alcantara è fondamentale nell'ottica di una squadra che il prossimo anno deve vincere 2, forse anche 3 trofei. Comunque, ci vediamo, detto tutto, ci vediamo al prossimo video di calciomercato, che spero vivamente sia l'ufficialità dell'acquisto di Thiago Alcantara, e buon proseguimento di estate a tutti. Ciao ciao!